Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi ho deciso di fare un book a nulla, di libri che non meritano più di stare a casa mia, perché quello spazio che loro occupano potrebbe essere occupato da libri più interessanti. Per un motivo o per un altro se ne andranno via. Quando uscirà questo video probabilmente già non saranno più qui da me. Allora, partiamo subito con Flower. Io mi chiedo, no? La fatica, l'energia, i soldi, inchiostro e carta che sono stati usati per pubblicare questo libro non sono stati risparmiati. Cioè, perché non avete risparmiato tutto il complesso? Cioè, in generale, no, perché è stato pubblicato questo libro? Cioè, mi ha fatto solo innervosire, veramente, mi ha fatto solo innervosire. Meno male che l'ho letto, che così sappiamo che non merita di essere più letto, quindi non leggetelo. Se voi l'avete comprato, avete preso in biblioteca qualsiasi altra cosa, non fatelo, per favore, risparmiatevi questo libro. Poi abbiamo il primo di una trilogia, saga, non ne ho la più pallida idea, perché ho ritrovato questo libro non si sa dove, internato a casa mia. Un po' mi dispiace perché mi ricordo che l'ho lessi 4-5 anni fa e mi era piaciuto anche. Si tratta del Guerriero dell'Eternità di Clea Benedetti. Io sinceramente me ne ero completamente dimenticata, quindi questo interesse che avevo nel continuare questa saga, trilogia, non lo so, non mi sono più interessata, appunto è sbiadito questo interesse. Ahimè, se l'avessi letto il continuo 4 anni fa, quando lessi questo primo libro, probabilmente mi sarebbe piaciuto e avrei provato ancora dell'interesse, però ad oggi, sinceramente, dopo 4 anni, anzi forse anche 5, non c'è più, ahimè, mi ero anche dimenticata di averlo questo libro, quindi figurati. Poi due libri che io lessi forse circa 10 anni fa, 8 o 10 anni fa, forse ero in prima superiore, mi ricordo che avevamo fatto delle schede, no? Non so se lo facevate anche voi, il medio, il primo superiore. Diciamo che si leggeva un libro al mese e poi si discuteva in classe e si facevano queste schede. Mi sembra di aver portato La città perduta dei Templari, mi sembra in prima superiore, però in contemporanea stavo leggendo anche Il profanatore di Biblioteche Proibite. Cioè, perché sono qui da me, che non mi ricordo neanche come si chiamano i protagonisti, non mi ricordo la storia minimamente, ma zero, cioè come se l'avessi comprati proprio a vuoto e senza leggere né trame né niente, in questo momento, cioè come se l'avessi comprati adesso senza leggere nulla, perché proprio caput, vuoto, incredibile, non so. Non so perché sono qui. Cioè, io nonostante abbia un ricordo piacevole di questi libri, possono anche andare via. Ecco, un altro libro che questa volta non mi è piaciuto. Cioè, ricordo che non mi era piaciuto, l'avevo letto 2 o 3 anni fa, mi sembra, per Halloween. Mi sembrava molto interessante, però alla fine non si è rilevato così. E si tratta di Apparenti suicidi di Stuart McBride, forse. E lì sciapo anche questo. E 200 pagine scarse di non so che cosa. Sono diverse storie thriller, forse sì. Però ricordo che non mi era piaciuto, che volevo comunque darlo via appena letto. Non so perché non l'abbia fatto prima, però questa è la volta buona che lo faccio. Poi altri due thriller che non so, questa sono un po' indecisa per questi due in realtà, però li inserisco lo stesso, magari ci penserò su meglio. Comunque si tratta della tela dell'assassino,
della ragazza scomparsa, due thriller che sono un po' di qua, un po' di là, mi erano piaciuti ma neanche troppo, quindi non so, sono un po' indecisa. Magari li nasconderò anche questi e probabilmente fra un anno, fra due anni li andrò a riscavare e li porterò via, non lo so, comunque stavo pensando di darli via, però appunto ripeto, non sono sicura. Poi abbiamo Piranha di Clive Glaser, o Clive forse si pronuncia così, che mi era piaciuto molto quando lo lessi, però ho perso interesse ad avere questo libro e non ho voglia neanche di leggere gli altri in realtà, perché questo fa parte di una serie. Di tutti i libri autoconclusivi di Juan Cabrillo, che non ho intenzione di finire, in realtà non mi interessa più leggerli anche gli altri. Poi abbiamo The Store di James Patterson, anche questo in realtà è un po' di qua un po' di là, è una storia interessante, trovate la recensione sul canale, però finisce lì. Non mi suscita più di tanto interesse nel rileggerlo, nel tenerlo. Poi abbiamo anche un altro libro di James Patterson, Altrimenti muori, che non mi era piaciuto tantissimo. L'ho letto durante la quarantena ad aprile, però non mi era piaciuto, insomma, anche no, perché stavo comunque già perdendo interesse per James Patterson. Ho voluto riprovare, ma non è andata a buon fine. Poi abbiamo il libro segreto di Dante, che anche no, non mi è piaciuto tantissimo e sta lì a prendere polvere, insomma, anche in questo caso è lì senza far niente, quindi mi dispiace, ma ci si vede un altro giorno, anzi non so se ci si vedrà più. Poi un altro libro che in realtà mi era piaciuto la prima volta che lo lessi e volevo assolutamente comprare altri libri dell'autore, o in realtà dei due autori, perché sono due coniugi che hanno deciso di scrivere insieme sotto un unico pseudonimo, e si tratta della Mente dell'ipnotista di Lars Kepler, che cioè, mi era piaciuto, ma ecco, ad adesso non credo che rileggerò mai questo libro e continuerò a leggere anche gli altri dell'autore, degli autori in realtà. Poi abbiamo un libro che non ho mai letto in vita mia, che non so perché ho comprato. Ah, ecco perché, ora ve lo racconto. Comunque si tratta di The Secret History of the World. Allora, io l'avevo comprato una bancarella per chi facciamo gli sconti, quindi io avrei comprato tre libri a 5 euro forse e avrei risparmiato dei soldi, quindi ho detto vabbè, mo compro questo, così mi appioppo tre libri a 5 euro. Ma questo in realtà non mi interessa, raga, non mi è mai interessato, già dal momento in cui l'ho comprato, ma non mi interessa. Quindi ho deciso di darlo via, a parte che in inglese non credo che sarò un'altezza di leggere questo libro, anche scritto minuscolo, ma anche no, raga. Allora, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere nei commenti se ci sono alcuni libri che voi dareste via anche subito, se la zona rossa me lo permette andrò, magari con la scusa di fare una passeggiata, ma giuro faccio subito. Questa casetta degli uccelli è vicino a casa mia, ci metto circa mezz'oretta ad andare e tornare. Comunque iscrivetevi se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!